Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi, come potete vedere, i miei occhi sono molto più riposati, a differenza dell'ultimo video che ero piuttosto frastornato, perché anch'io in questo momento sto aspettando un bebè, non proprio io ma mia moglie, quindi alcune nottate vengono passate in bianco. Ma andiamo oltre. Oggi siamo piuttosto contenti di quello che è successo, perché hanno da pochi mesi portato, diciamo, sull'iPhone l'OpenVPN client, molto molto interessante, perché ci consente di collegare anche il nostro iPhone, il nostro iPad direttamente al PFSense firewall e avere chiaramente come punto di riferimento un'unica modalità VPN, che è OpenVPN, abbandonando quindi l'IPsec, perché se vi ricordate bene, vedete tutti i nostri tutorial precedenti, avevamo affrontato come collegamento site to site avevamo utilizzato l'OpenVPN, come collegamento di tipo Road Warrior con un PC avevamo utilizzato sempre l'OpenVPN, collegamento Android PFSense in Road Warrior avevamo utilizzato l'OpenVPN, ci rimaneva solo che l'utilizzo chiaramente dell'IPsec per l'iPad o l'iPhone, sempre per il fatto che non volevamo assolutamente effettuare il jailbreak di questi due dispositivi. Ora che è stato, diciamo, reso disponibile per iOS, quindi non faremo altro che effettuare il collegamento del nostro iPhone o iPad direttamente al PFSense e utilizzare questa modalità, chiaramente solo quando siamo sotto una wireless, per poter effettuare le nostre telefonate e chiaramente scaricando tutto questo esborso economico direttamente all'ufficio. Buona visione! Eccoci qui con il nostro iPhone, che anche se è un po' vecchiotto sta continuando a lavorare, chiaramente con un po' di difficoltà e di lentezza. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito ad installare la nostra app, il nostro OpenVPN client, dove nel campo ricerca andremo ad inserire OpenVPN e come vedremo è stato subito ricercato e possiamo cliccare subito su gratis ed installa app. Eccola qua, vediamo subito dove l'ha posizionata, proprio lento, sì, ok, perfetto, sta procedendo alla installazione. Dopo pochissimi secondi, perché l'app è piuttosto piccola e leggera, possiamo utilizzarla, quindi infatti se la mandiamo in esecuzione sarà pronta ad importare la chiave esportata dal nostro PFSense e quindi possiamo subito passare al nostro PFSense per farvi vedere come si esporta un file di configurazione o VPN. Eccoci direttamente sulla nostra postazione, apriamo subito un browser per andare a inserire all'interno l'indirizzo del nostro PFSense. Andiamo a inserire le credenziali di autenticazione, che ci porteranno direttamente sulla nostra dashboard, dove si può chiaramente vedere la versione del nostro PFSense, che è quella ultima disponibile. E quindi su questa versione abbiamo testato il tutto, ma dovrebbe funzionare anche sulle precedenti. Per ulteriore tranquillità esecutiva andremo a vedere su User Manager la presenza dell'utenza da utilizzare all'interno dell'accesso OpenVPN. Andiamo a vedere sul firewall le regole, che esista chiaramente una regola che dia la garanzia di accesso alla porta 1194, che è OpenVPN. In questo caso sono abilitate sia TCP che UDP, perché siamo ancora in una fase di test, vi converrebbe lasciare aperta solo la UDP. Dopo, chiaramente, che avete visto che il collegamento dall'esterno tramite OpenVPN a questa porta non crea alcun problema. Andiamo nella sezione OpenVPN e vediamo che la parte server è tutto a posto, non dobbiamo far nient'altro che cliccare su Client Export, andare nella sezione iOS Android e andare a salvare il file, che dovremo in realtà inviarci a mezzo email. Per ulteriore tranquillità esecutiva e per eliminare qualsiasi problema legato ad eventuali errori, converrebbe
andare a verificare che il file esportato sia corretto. E quindi andiamo ad aprire pfSense UDP 1194 NIKE eccetera eccetera, lo possiamo aprire con il Notepad Plus e vedremo che c'è un errore. Il remote chiaramente non deve corrispondere all'indirizzo IP fisico della WAN, ma deve corrispondere all'indirizzo IP esterno della LAN. Ora salviamo il tutto e lo inviamo, o ce lo facciamo chiaramente inviare a mezzo mail. Passiamo subito chiaramente all'importazione nel nostro iPhone. Esistono differenti canali di comunicazione da utilizzare per trasferire chiaramente il file di configurazione dell'OpenVPN. Quello che noi abbiamo utilizzato, che è un modo piuttosto semplice e veloce, anche se un tantino insicuro, ci deve essere una relazione di trust da chi lo invia e chi lo riceve, e poi subito dopo una cancellazione da effettuarsi dell'email, e quello appunto dell'utilizzo dell'email. Andando a cliccare su email, vediamo in pratica se il file come allegato è arrivato. Infatti Angela me l'ha inviato come allegato. Appena arriva l'email non dobbiamo fare nient'altro che andare nella sezione degli allegati, eccolo qui, andare a cliccare all'interno sul loghetto dell'OpenVPN e cliccare su apri in OpenVPN. A un certo punto il file sarà direttamente importato in OpenVPN, eccolo qui, e avremo la possibilità di farlo diventare attivo. Eccolo qui, è già utilizzabile molto semplicemente, senza ghirigori e senza altre cose da fare. Chiaramente dobbiamo andare ad inserire il nome utente da utilizzare e la password associata al nome utente da utilizzare che è stata inserita all'interno della sezione user di pfSense. È chiaro che qua abbiamo usato molto semplicemente Niko e Beable, che non dovreste assolutamente usare in modo così semplice, delle credenziali di autenticazione così semplici, ma molto molto più complesse. Andiamo a salvare il tutto e andiamo a rendere operativa la VPN. Eccolo qui. È chiaro che qui abbiamo commesso un piccolo errore. Non abbiamo eliminato la wireless e quindi il collegamento è molto più veloce. Andiamo indietro, facciamo un ulteriore test per assaggiare chiaramente la veridicità di quello che stiamo dicendo. Usciamo dall'OpenVPN, andiamo indietro ad disabilitare la wireless in modo tale che avremo la possibilità di collegarci all'esterno della nostra azienda e soprattutto con una rete molto più lenta che l'UMTS. Togliamo la Wi-Fi, ritorniamo nella nostra sezione OpenVPN, andiamo ad abilitarla nuovamente, sarà tutto chiaramente molto più lento, ma funzionerà. È collegata. Lo possiamo riscontrare tranquillamente dal loghetto in alto con la scritta VPN. Potremo subito andare a fare un test interno di accesso a un server. Quindi possiamo andare ad effettuare un test di accesso interno. Facciamo l'esempio banale di accedere a Zimbra e vedremo come dall'esterno possiamo accedere a un servizio presente all'interno della nostra rete LAN con una sicurezza maggiore che del trasferimento di porte. Eccolo qua. Andando avanti chiaramente con la spiegazione, potremmo addirittura, e assicurandoci sempre che ci sia VPN collegata, andare a vedere se Zoiper effettivamente si collega. Un po' di tempo, il 301 non è ancora pronto, si sta registrando e collegato, quindi se io effettivamente dovessi telefonare
alla nostra stessa azienda, a questo punto risulterà una telefonata interna a noi stessi, dovrebbe squillare il telefono. Sta squillando il telefono. Quindi effettivamente funziona. È chiaro che non facciamo alcun test di comunicazione vocale, perché è chiaro che fare VoIP su una rete UMTS o GPRS che sia è controproducente, perché non sentireste niente. Vi converrebbe usare questo sistema solo quando siete sotto una wireless. Arrivederci, alla prossima.